già chiusa in teatro, lungo le mura serpeggia il mistero. Tra 10 uomini in mezzo alla scena spunta la sagoma del passatore. Di Stefano Belloni. In tutta la Romagna chiamato il passatore. Odiato dai signori, amato dalle folle, dei cuori femminili incontrastatore. Ai suoi piedi in compagnia di 20 scudoni. Ad uno ad uno gli portano i soldi, nel loro cuore c'è l'odio e il terrore. E una fanciulla dagli occhi di mare chiama il Belloni gettandogli un fiore. Un fiore gli gettò, fu per lui chi piange.
Devi, questa è la storia di Stefano Pelloni in tutta la Romagna, chiamato il passatore. Aveva una passione sconfinata per la Romagna, Casadei. Veramente non poteva permettere che il Bughi la invadesse così bellamente. Era talmente appassionato che mi diceva la figlia Riccarda, che a volte diceva: ma la Romagna è la Romagna. La Romagna è il più bel posto del mondo. E la Riccarda gli diceva: babbo, ma non sei mai stata da nessun'altra parte. Sì, è vero, ma è il più bel posto del mondo lo stesso. Io non ci credo che c'è un altro posto così bello. Poi a volte andavano in macchina, lui era senza patente ovviamente, perché con questa ossessione che aveva della musica si sarebbe, aveva capito che sarebbe andato a finire in un fosso. Insomma. Allora, lei guidava e lui di fianco, e ogni tanto le faceva: ferma, ferma Riccardo, ferma, ferma Riccardo, ferma! Cosa è successo? Niente. Scendeva, ma guarda qua, ma guarda qua che roba, guarda qua che panorama! Ma che colline? Dico, chi è che c'ha delle colline così? Ma guarda che colline, ma qui bisogna fare una canzone subito sulle colline. Così aveva una passione viscerale. Quindi non poteva permettere che arrivassero così gli americani. Infatti nel 1954, come abbiamo detto, sconfigge, respinge l'attacco degli americani. Ma dopo la difesa c'è il contrattacco. Il contrattacco avviene così. 1954. Va a incidere Casadei a Milano, deve incidere un disco, 12 brani, è tutto pronto, la sala è prenotata. Quel giorno lì si ammala, insomma, non può essere presente, fatalità, un musicista che invece era importante perché doveva fare un assolo in un brano. Per carità, Milano è lontana, la sala era prenotata, non si può disdire, non si può rimandare, si va lo stesso. Adesso cosa facciamo? Un disco con 11 brani soltanto? C'è lì il maestro Dino Olivieri, Casadei, cosa facciamo? Non ce l'ha un altro brano così anche di riserva, lo stesso, per fare 12 brani, perché sono 12 brani facciamo. Ci sarebbe un brano, sempre tenuto così un po' in riserva, perché non... però c'è, come si chiama? Dice, casetta mia. Ah, casetta mia, e come fa? Dice... sento la nostalgia del passato ove la mamma mia ho lasciato. Non ti potrò scordar, casetta mia. Poi c'è il ritornello. Casetta, casetta mia. È dedicata, dice Casadei, alla mia casa di Gattiomare che ci sono molto affezionato. Dino Olivieri, cioè. Casadei, dice, Casadei. Vabbè che siete campagnoli, vabbè che siete folcloristici, ma lei viene qua a casetta mia, non può venire a Milano. Dice, fa la canzone Casetta mia dedicata alla casetta di Gattiomare. Non si può, non si può, cioè non si può Casetta. No, non si può, dice Olivieri. Casetta mia, Milano. Ma allora scusi, lei Casadei, che è un romagnolo puro sangue, invece di casetta mia, ma almeno Romagna mia. Ale, è la folgorazione. Mette a posto qualche nota, qualche parola, Casadei si registra Romagna mia. E diventa il motivo così folcloristico, così tipico, che le persone che vengono poi in villeggiatura, siamo nel 1954, quindi c'è il boom economico in Italia, la gente comincia ad arrivare copiosamente in villeggiatura, se ne va portandosi dietro un disco di Casadei, tipicamente Romagna mia, come souvenir. Ma quando dico come souvenir, intendo come souvenir in senso letterale, cioè sui dischi c'era scritto souvenir, sui dischi di Casadei. Ma nei dischi che si vendevano a Cattolica c'era scritto souvenir di Cattolica, quelli Gattiomare, souvenir di Gattiomare, Cesenatico, souvenir di Cesenatico. Io non ci credevo, mi sembrava una cosa delirante, che... non ci credevo finché a casa mia ho trovato questo qui. Adesso io so che non si può leggere da là, ma se vi fidate c'è scritto souvenir di Cattolica, legge il sindaco, secondo Casadei e il suo complesso, 45 giri, 4 brani. C'è Mia Marilù, c'è il genere musicale anche di fianco al titolo. Mia Marilù, canzone valzer, cioè il valzer con la voce però, con le parole. Romana, polca caratteristica, cioè polca romagnola e non boema. Riccarda, polca caratteristica. Riccarda, tango argentino. Cantano Arte Tamburini, la mitica prima cantante di Liscio della storia. E P. Flamini, poi c'è un certo Pino F. Walzer. Allora, insomma, diventa questa cosa per cui con questi turisti,
con la moda di portarsi a casa il souvenir, si diffonde la musica di Casadei liscio fuori dalla Romagna, poi addirittura fuori dall'Italia, e il suo biografo, Leandro Castellani, afferma di aver sentito Romagna Mia in un circolo esclusivo a El Paso, in Texas. Sì, vero, conferma la signora. Qui ho degli alleati, perché c'è il sindaco che conferma che qui c'è scritto su vendita cattolica, che se no nessuno ci crede. Lei che conferma che Castellani ha sentito Romagna Mia in Texas, quindi siamo in una barca di ferro, siamo in una botte di ferro. Adesso sentiamo, non ci rimane altro da fare, sentire Romagna Mia, nella versione ufficiale, normale, caratteristica, con gli strumenti del liscio. Prego, io lascio spazio ai maestri. Grazie, volgiamo al termine, io vi saluto, vi ringrazio, dopo ci sarà un ultimo brano, ma volgiamo al termine. Lei non può accordare lo strumento adesso che ormai è finito, ormai quant'anche lei accordasse lo strumento, ormai c'è l'ultimo brano, allora si chiude in bellezza. Non è che lei ha suonato tutto prima con l'archetto stonato, no? È un segreto, no? Avete avvertito un violino stonato? Assolutamente no, perché lei ogni tanto lo accorda, per cui rimane, lo mantiene sempre in perfetta efficienza. Esatto. No, io vi ringrazio, vi saluto, io mi sono divertito moltissimo a fare questa cosa, questo progetto. Quando mi hanno proposto, naturalmente io anche per ragioni anagrafiche non è che conoscessi molto la storia, la vicenda di Casadei, non conoscevo neanche la differenza fra la polca e la mazurka, per dire come ero messo.
più ero preoccupato perché dovevo preparare uno spettacolo su Dante Alighieri che dovevo parlare delle cose a memoria un po' lunghe. Allora mi ricordo, ero lì a tavola con mio babbo e mia mamma, mangiavamo i passatelli. Babbo, quest'anno mi hanno proposto di fare due spettacoli, uno su Dante Alighieri e l'altro su Secondo Casadei. E mio babbo alza gli occhi così sognante e fa: "Oh, Secondo Casadei". No, allora lo faccio, detto, perché cioè, se è una cosa così, se è una cosa che ha preso la gente della mia terra nelle viscere, allora bisogna farla. E l'ho fatto, mi sono divertito tantissimo, è stato veramente... Adesso mi è sorto anche un senso di ammirazione per questa figura che mi sembra strepitosa. Chiudiamo con Romagna Mia, ma al modo jazz. Com'è? Jazz, Boogie, com'è? Jazz. Rivolti bene. Grazie. Mi ha proprio 5 minuti del microfono, finalmente non mi fa cantare, posso parlare anch'io. Libera. Allora, volevo darvi alcuni nostri appuntamenti, perché noi stiamo qui per concludere il nostro spettacolo dedicato al maestro Secondo Casadei. Peraltro adesso sta iniziando l'estate, quindi la Tremonti Band ha un'intensissima attività di concerti e attività. Come già ci anticipavo prima il sindaco Gasperini, abbiamo la sagra di bande che si svolgerà, rassegna bandistica, in Piazza Maggiore a Montiano, e nelle date che vi indico, e vi prego di venire perché senza di voi noi non siamo nulla. Domenica 24 giugno inizieranno i concerti alle ore 21:15, Piazza Maggiore di Montiano, la banda parrocchiale Santa Cecilia di Villa Sesso di Reggio Emilia, diretta dal maestro Trincani. Poi il corpo bandistico Lizzanese di Lizzano in Belvedere, Bologna, diretto dal maestro Giardina, che già ha collaborato con noi nello spettacolo su De André, è venuto, diciamo, a farci un regalo, omaggio. E come ha ricordato il sindaco, ogni volta avremo l'esibizione per ogni serata di due bande. Passiamo a sabato 30 giugno, sempre ore 21:15, Piazza Maggiore di Montiano, si esibiranno il corpo bandistico Medaglia d'Oro Peli Paolo di San Giovanni di Polaveno, Brescia, diretta dal maestro Boniotti Leonello, che sono i nostri carissimi amici che ogni anno vengono a farci compagnia. In secondo luogo abbiamo il concerto del corpo bandistico Rossini di Montelabate Pesaro Urbino, diretto dal maestro Rossi. L'ultima domenica, diciamo, della nostra saga di bande sarà domenica 1 luglio. Ci sarà, oltre ai concerti, ci sarà una fiera di prodotti tipici dalle ore 16, corrisponde a una rassegna di produzioni tipiche del territorio montianese con degustazioni di vini e prodotti tipici. I concerti alle 21:15 vedranno l'esibizione del corpo bandistico Città di Umbertide in provincia di Perugia, diretta dal maestro Cerrini, e la banda Città di Russi di Ravenna, diretta dal maestro Bondi. Vi preghiamo di partecipare perché sono sempre iniziative e serate veramente interessanti e molto divertenti. E adesso noi concludiamo il nostro spettacolo. Grazie mille. Romagna mia, Romagna è Dio.
No, scusate, volevo dire una cosa, mi è venuto in mente adesso guardando due figure straordinarie, c'è lo strumento del maestro, cioè il violino, che viene suonato da una sola persona, che è questa deliziosa fanciulla, da una donna. E poi un'altra cosa bellissima, abbiamo uno che suona sia il clarinetto sia il sax, quindi è Poiali, quindi lui è Poiali. Bellissimo. Buonanotte. Buonanotte. Grazie, carino, molto gentile.